Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, vigilia del derby della Mole, conferenza stampa dei due allenatori. L'allenatore del Toro, visto che noi di belle notizie ultimamente non ne riceviamo quasi mai, invece ce n'ha data, spiace per i giocatori suoi che non ci saranno, però ha parlato di un Sanabria in fortissime dubbio, Pellegrini che non ce la fa, Ricci a centrocampo che non ce la fa, quindi sarebbero tre assenze molto importanti per la sua squadra che andrebbero a favorire noi che siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di favori anche di questo tipo. Tu guarda cosa siamo arrivati a dover pensare e dire. Iscrivetevi al canale, like al video, i vostri commenti e soprattutto la campanella. E allora è ora di rimettere le cose a posto, di mettere i puntini sulle i, di chiarire le voci incontrollate, oramai incontrollabili. I titoli di questa mattina sui quotidiani, su internet, sulla radio, in televisione, su YouTube, erano i più diversi e antitetici possibili, ma la base comune, il comune denominatore era comunque di questo inizio di ritiro, dove però era già diventato che erano andati a casa la sera, partiva da questa, dalla mattina di giovedì, quindi ieri per questo sarebbe stato il secondo giorno, ma era un ritiro soft, ma comunque parte della squadra non era d'accordo, ma comunque l'ha deciso l'allenatore, ma comunque poi Nairo ha detto il contrario, ma alla fine si sono ammutinati. Ammutinamento della squadra, il titolo di in conferenza stampa, a domanda risposto Allegri, assolutamente no, voci infondate. E io vi aggiungo, visto che di mestiere farei ancora giornalista, che insomma le mie fonti le ho, le mie telefonate le ho fatte, i miei messaggi li ho mandati e questa cosa dell'ammutinamento, oltre a non risultare, guardate un po' cosa vi dico amici ed amiche, scrivetemi se siete d'accordo o no, l'ammutinamento non è mai esistito e io vi aggiungo purtroppo, ma magari questi si fossero come nel Bounty ammutinati e il comandante dall'altra parte doveva rispondere all'ammutinamento, se si fosse verificato avrebbe dovuto rispondere a questo ammutinamento alzando la voce e andando allo scontro. Oggi ho avuto una diretta meravigliosa su Bianconera TV con Antonio Paolino e il dottor Gallo, c'era Momo Sissoko. Gliel'ho chiesto, gli ho detto, ma Momo era un giocatore, ve lo ricordate tutti, ma con il cuore, ma in campo con il cuore, in un derby si è fatto male per troppo cuore, troppa foga e purtroppo è stato a lungo lontano dai campi, altrimenti quella Juve sarebbe andata anche in maniera diversa, perché Sissoko era un giocatore a centrocampo che faceva il cost to cost con il cuore e ci metteva agonismo vero, quello che servirebbe oggi a tanti nostri giocatori, che invece sono mollicci, soprattutto a centrocampo. E allora gliel'ho chiesto a Momo, ma in una situazione così, nel ritiro, ci si deve parlare o ci si deve scontrare? Ci si deve scontrare, mi ha detto Momo Sissoko, ma non lo scontro fine a se stesso, ci si deve scontrare con toni forti, dirsi tutte le cose, tirarle fuori. Mister, tu ci stai facendo allenare così. E io non mi trovo perché questo tipo di allenamento che è molto fisico, si corre tanto, ma magari non è intenso, sto dicendo cose a caso, non cose che si verificano, però cose che si leggono anche, no? Ok, è così? Tu non ti trovi, vorresti fare una... glielo dici, e magari lui ti risponde che non capisci niente, che c'ha ragione lui, perché quando ha fatto così avete vinto, eccetera, eccetera. O magari nella discussione viene fuori che lui lo fa con uno scopo ben specifico, perché non siete tutti uguali, ma dovendo fare l'allenamento insieme, quella è la base, e tu controbatti dicendo la tua, e magari un'esperienza diversa. Ma qualsiasi cosa, mister, io pensavo di fare il titolare sempre, e invece vedo che mi metti nelle rotazioni, e io sono l'allenatore e ti rispondo, caro mio, anche per me eri titolare sempre, sto inventando,
Però dopo che hai fatto questa partita, dopo che non hai fatto questo movimento, dopo che qui non ci hai messo la gamba, dopo che mi hai parlato bene in settimana e poi alla prova dei fatti hai fatto tutto l'opposto, ho fatto giocare lui. E via, e via, e via, e via. Vlahovic, te ne vuoi stare a fare il palo in area di rigore, vuoi 50 cross e non vuoi uscire dall'area? Diglielo all'allenatore, ma glielo devi dire. Non è che poi devi andare a centrocampo e sbagliare un passaggio orizzontale. Devi avere il coraggio di dire al tuo allenatore: oh, mister, io sono questa cosa qua. Io mi conosco e so che sono un centravanti. Un centravantone. Dammi 4 cross a partita e ti prometto 2 gol a partita. Ma non mi far uscire, non mi far fare l'altro lavoro. Magari il mister ti accontenta, o magari no, ti motiva perché devi fare anche l'altro lavoro, ti convince, e allora tu quando ti convinci lo fai convinto. Questa è una squadra che manca di convinzione nei suoi singoli, che sommati mancano di convinzione nell'essere squadra, perché probabilmente ci sono tante cose non chiarite, ci sono tante cose irrisolte, ci sono tante cose non dette. E allora io ripeto, ma magari si fossero ammutinati, ma magari ci fosse stato uno scontro. Io spero che almeno qualche piccolo scontranello ci sia stato e non ve lo dice nessuno, ma spero che ci sia stato, anche se credo di no. Io credo più che in questa situazione l'allenatore, che è stato confermato ancora una volta dalla presidenza in questo caso e quindi è stato legittimato nei confronti dei calciatori, sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione che non riesce a trovare. E io penso che la base del non trovare una soluzione in questo momento è il non affrontarsi a muso duro. Questa è una squadra di giocatori ed è uno staff tecnico che deve trovare il coraggio di avere uno scontro a muso duro per uscirne rafforzati, più convinti, più chiari nei loro rapporti e poi andare in campo a dimostrare di essere la Juve, perché come diceva oggi Momo Sissoko su Bianconera TV, questa non è la Juve, indipendentemente che vinca o che perda, tu devi fare la Juve, tu devi entrare in campo nel derby della Mole e far vedere al Torino che non è all'altezza, perché non è la Juve. Questo io mi aspetto dal derby di Torino. Non so voi, iscrivetevi al canale, like al video, commenti e soprattutto facciamo suonare la campanella e facciamola suonare forte, perché evidentemente il messaggio stenta ad arrivare nelle case degli altri. Buon derby della Mole a tutti.